d'autore e le tecnologie, scambiato con il professor Caneglione, che è una delle maggiori autorità al mondo in questo settore, che è proprio di Torino. Poi c'è un grande convegno sul digitale terrestre, non solo in Italia, ma anche a confronto con gli altri paesi, cui parteciperà di sicuro anche il vice ministro Paolo Romani e il direttore generale della RAI, Mauro Masi, e quindi sarà un momento di confronto alto anche con tutti gli altri paesi e direttori, presidenti anche delle altre radio e televisioni. E poi ci sarà un bellissimo convegno sulla musica, intitolato Quando la musica si fa spettacolo, che sarà coordinato da Andrea Anderman, che è il grande regista che sta preparando la Cenerentola alla Reggia di Venaria per i prossimi mesi. Sono un grande evento, il programma vi ho dato solo tre anticipazioni, ma il programma è molto più nutrito, vi prego di guardarlo, poi anche giorno per giorno vi daremo un comunicato. C'è un convegno anche sulla pubblicità, che è un momento delicato di crisi ma anche di trasformazione. E, insomma, ci sono tanti avvenimenti a cui vi invitiamo, soprattutto le anteprime delle reti RAI, che daranno vita a dei dibattiti, proprio degli approfondimenti con i direttori delle reti, gli autori dei programmi e i protagonisti. Quindi ci sarà proprio un momento pubblico di dibattito, di discussione, di approfondimento subito dopo le anteprime, grazie anche appunto all'apporto dell'università che in prima persona si fa portavoce di questo incontro e di questo dibattito. In particolare poi quest'anno, usando le nuove tecnologie, grazie a RaiNet, sempre questi convegni più importanti saranno ripresi grazie a RaiNet e al centro di produzione, e si potranno vedere in streaming online, cioè sul sito della RAI e del Pitalia. Ecco, questa è una cosa importante, per cui anche a distanza si potranno vedere questi programmi che hanno degli ospiti internazionali, ci sarà la traduzione simultanea, mentre cammina una traduzione, quindi tutti potranno seguire e capire senza difficoltà.